Quanti giovani e giovanissimi, meno gli adulti, ma non sono esclusi neppure loro, hanno sofferto e soffrono di acne, con quei fastidiosi arrossamenti, per non dire di peggio. Una condizione davvero invalidante, che nei casi più gravi, ma pure per la fastidiosa tendenza a tormentare brufoli e punti neri, nemmeno i trattamenti più sofisticati riescono a contenere. Perciò ha davvero del prodigioso la tecnologia presentata in una nota casa di cura privata di Padova per porre la parola fine a questa incresciosa situazione. Si tratta di una delle due strutture scelte da una multinazionale danese del farmaco per sperimentare questa rivoluzionaria metodologia denominata biofotonica, che non ha nulla di superumano, ma che si basa su una ricerca clinicamente testata. È stato calcolato che una qualche forma di acne è presente in quasi l'80-90% della popolazione, con forme molto lievi fino purtroppo alle forme nodulocistiche, che sono quelle più severe. Ci sono persone appunto che mostrano i segni dell'acne anche nel corso degli anni, non più soltanto in età adolescenziale. Assolutamente, purtroppo soprattutto le forme più gravi hanno come conseguenza la formazione degli esiti cicatriziali, segni permanenti nella cute che possono essere eliminati solamente attraverso complesse procedure laser o che pure purtroppo a volte non si riescono completamente ad eliminare. Ci troviamo qui alla Clinica Città Giardino di Padova per parlare in particolare della tecnologia biofotonica. Che cos'è? La tecnologia biofotonica è uno strumento innovativo per la cura dell'acne e degli esiti cicatriziali. In pratica, attraverso una sorgente di luce a LED e un gel fotoconvertitore, si riesce a modulare delle lunghezze di luce che vanno a spegnere l'infiammazione, a combattere la proliferazione batterica e a migliorare gli esiti cicatriziali attraverso la deposizione di collagene. In pratica, in un trattamento che non prevede farmaci o applicazioni di creme, riusciamo a contrastare tutti i fenomeni che portano poi all'acne. Dottore, ma quando è che è opportuno rivolgersi a voi specialisti? Cioè c'è un momento, insomma, non bisogna ridursi, come dire, al viso o al corpo, insomma, in maniera ultima? Assolutamente, diciamo che l'approccio allo specialista è quando il problema comincia a diventare evidente, ricordando che quando l'infiammazione acneica è troppo forte, la probabilità di esiti cicatriziali è molto alta. Quindi diciamo non c'è un'età assolutamente precisa. Quando il paziente dimostra una problematica evidente, è bene che si rivolga per contenere i danni e dare dei miglioramenti importanti. Questa straordinaria metodologia, di cui è stata fornita una dimostrazione pratica, si avvale anche di un fondamentale supporto psicologico per fornire al paziente il necessario sostegno, con il coinvolgimento dei genitori ed una particolare attenzione dedicata agli aspetti della prevenzione e dell'informazione. L'acne è un problema anche e soprattutto psicologico, prima di tutto perché molto spesso colpisce il viso, quindi il nostro primo biglietto da visita con le persone, e anche se può colpire altre zone del corpo, comunque sono zone esposte, la pelle è la nostra parte di comunicazione col mondo ed è così importante che avvenga anche un accompagnamento psicologico, proprio perché le persone possano innanzitutto sentirsi più sicure e sentirsi meglio nell'affrontare la società e il gruppo dei pari, per esempio nel caso degli adolescenti, ma anche per avere un supporto alla cura farmacologica stessa. Forme particolarmente gravi possono lasciare cicatrici evidenti sulla pelle del viso. Le cicatrici non sono soltanto visibili, ma sono anche e soprattutto quelle che ci portiamo dentro. Quindi la possibilità di gestire una patologia così invalidante come l'acne, invalidante a livello sociale mi riferisco, e poter avere anche il supporto psicologico aiuta la persona a superarla molto meglio e ad avere, appunto, come dicevo prima, degli strumenti in più per affrontare il confronto con gli altri. Diciamo che si integrano la tecnologia, la medicina e ovviamente la psicanalisi. Certo, esatto, è molto importante un approccio integrato perché permette alla persona di essere presa in considerazione da più punti di vista e quindi una specializzazione insieme all'altra aiuta il benessere complessivo. Il trattamento complessivo è di 12 sedute, il cui costo ammonta a 120 euro per ogni incontro.
La casa di cura padovana è conosciuta per le avanzate tecnologie di trattamento delle patologie della pelle, quali psoriasi e tumori, come ha tenuto a sottolineare il direttore Luca Siliprandi, medico estetico specialista in chirurgia plastica ricostruttiva, nel descrivere le prerogative di un'attività che non vuole soltanto riproporre metodiche ampiamente contemplate e testate in dermatologia, ma aprirsi anche a soluzioni innovative sempre più efficaci nei confronti di problematiche che, specie per le ultime generazioni, tendono a proporsi in età particolarmente precoce, 13-14 anni, tenendo conto di fattori significativi come per esempio l'ereditarietà. Sempre e comunque nel più assoluto rispetto delle scelte del paziente, ha ricordato ancora il dottor Siliprandi. Grazie alla tecnologia biofotonica, è stato ricordato, viene normalizzata l'attività cellulare, provocando la morte del batterio. In base ai risultati ottenuti, si calcola che almeno l'89% dei pazienti fornisca una risposta positiva e che uno su tre guarisca definitivamente al termine di un trattamento completo.